Oggi parliamo di tasse, Paolo, e le spieghiamo così. Sì, lo dico senza mezzi termini, le tasse che stanno distruggendo questo paese, l'economicidio dell'Italia, sono interamente dipendenti dall'esistenza dell'Eurozona. Adesso questa è la parte che spiegherò nel mio secondo intervento, ma lo devo dire proprio molto chiaramente. Oggi l'Eurozona sta costringendo milioni di italiani a un'evasione fiscale che è legittima difesa. E sono molto orgoglioso di poterlo dire davanti a un ampio pubblico. Siamo veramente alla legittima difesa. Per capire le tasse bisogna ed è una cosa che capiscono veramente in pochi, bisogna dividere l'argomento in due. Cosa sono le tasse in un paese a moneta sovrana, cioè un paese come gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna, com'era l'Italia con la lira, e cosa sono le tasse, lo vedremo nel secondo intervento, in un disastro chiamato Eurozona. Qui abbiamo in questa piramide il governo e qui abbiamo nella piramide il non governo. Il non governo è tutto quello che non è il governo, cioè i cittadini, le famiglie, le aziende. Il governo è il monopolista della moneta, solo il governo crea la moneta, il cittadino, l'azienda non può creare la moneta, quindi il governo deve prima dare la moneta al non governo, a noi cittadini, aziende e famiglie, con un processo che si chiama spesa, dopodiché il governo può prelevare da noi con le tasse una parte di questa spesa nella tassazione. Attenzione a un punto focale, che cosa ho appena detto? Ho detto che il governo è il monopolista della moneta, il non governo non ha la moneta, non crea la moneta in giardino, non la crea in azienda, deve prima riceverla dal governo e poi usare questa moneta per pagare le tasse. Che cosa significa? Molto semplicemente, logicamente, da un punto di vista dei bilanci di uno Stato in maniera incontrovertibile, significa che le tasse non finanziano la spesa pubblica, non hanno mai finanziato la spesa pubblica, non hanno mai finanziato un singolo letto d'ospedale, una singola strada, una singola pensione, mai finanziato la spesa pubblica di un paese, perché ovviamente prima il governo deve spendere e darci i soldi con cui pagare le tasse, e dopo noi paghiamo le tasse. È impossibile che siano le tasse dei cittadini che originano la spesa. Allora, se capiamo questo, possiamo capire che in un sistema a moneta sovrana l'uso delle tasse è qualcos'altro. Il cittadino si chiede, ma no, io perché pago le tasse? Ho sempre pensato che pagavo le tasse per pagare gli ospedali, le strade, e i servizi e le pensioni. No, le tasse si pagano per quattro motivi. Il primo motivo è che lo Stato obbliga tutti i cittadini a pagare le tasse in quella moneta, e in questo modo lo Stato costringe tutti i cittadini a usare quella moneta. Altrimenti si potrebbero avere situazioni feudali dove regioni intere inventano monete diverse e usano altre monete. Il secondo motivo, ed è il più importante da capire per tutti, soprattutto per gli imprenditori, è che le tasse per lo Stato sono un termostato dell'economia. Lo Stato deve usare le tasse alzandole se l'economia corre troppo, ci sono rischi per esempio di inflazione, oppure deve abbassare le tasse se l'economia non va. La catastrofe dell'Eurozona e dell'austerità è stato il fatto che mentre l'economia italiana precipitava nel burrone, invece di alzare il termostato, e cioè abbassare le tasse, permettere all'economia italiana di riprendersi, cosa hanno fatto le austerità? Esattamente il contrario, hanno alzato le tasse, affossando ancora di più l'economia. Il terzo motivo è il controllo dell'inflazione. Sappiamo che l'inflazione è soprattutto originata da una eccessiva presenza di denaro nel paese, a fronte di meno prodotti. Questo crea il rialzo dei prezzi, l'inflazione. Il governo tassa per drenare il denaro, il capitale eccessivo. E l'ultimo motivo è quello del controllo dei grandi capitali. Pensateci, se non ci fossero le tasse ci sarebbero oligopoli di capitalisti in grado addirittura di ricreare paesi all'interno del paese e cesserebbe di esistere la Repubblica. Questa situazione è quella che noi possiamo descrivere di un paese sovrano, come era l'Italia con la lira. Con l'Eurozona tutto è drammaticamente cambiato e lo spiegherò nel prossimo intervento. Moneta sovrana è l'America, il Giappone, l'Inghilterra, eccetera. Il resto lo vediamo dopo con Paolo Barrar e vediamo perché l'Europa. Allora, Paolo ci ha raccontato questo processo
E noi l'abbiamo poi testato sul campo e vi raccontiamo un'altra storia di un'azienda che non riceve i soldi dovuti dallo Stato.